Ed ecco che i cinesi rubano la location di Montalbano, una Scicli ambita e contesa anche dai registi dell'estremo oriente. È il caso della televisione cinese Quihi, che girerà nel territorio una sorta di reality show. Il famoso attore cinese Hu Yun è già in terra iblea e gira il barocco di Scicli in cerca di scorci suggestivi per un reality alla scoperta della cultura, delle abitudini, dei prodotti e delle tradizioni turistiche locali. La trasmissione ha 100 milioni di spettatori su canali online e altrettanti spettatori televisivi, per un totale di 200 milioni di spettatori, numeri ben lontani dalla TV italiana. La Quihi è la società cinese corrispondente alla Netflix americana, con 500 milioni di spettatori al mese e 126 milioni di spettatori quotidiani su internet, e la Hanyu TV Station è nella top 10 dei canali televisivi più seguiti in Cina. Insomma, un trampolino di lancio importantissimo, sia per Scicli sia per l'intero territorio ibleo. Ecco, vai. Scicli diventa set di un reality, un documentario reality cinese che ha 200 milioni di telespettatori, che è condotto da Hu Shun, che è il più amato attore cinese, paragonabile al nostro Mastroianni o a un nostro Gassman. E la trasmissione andrà in onda nei prossimi mesi, oggi 4 troupe televisive per un totale di 40 persone lavoreranno contemporaneamente per raccontare Scicli ai cinesi. È una occasione, una opportunità straordinaria per questa città, ma in realtà per la Sicilia, perché a questo punto Scicli diventa metafora siciliana, per far conoscere il nostro giacimento culturale a un pubblico lontano che non conosce i nostri luoghi e che è molto affascinato da questa meta esotica che è rappresentata dalla Sicilia, appunto. Hi, I'm Elise Yuan. È la prima volta che vengo in Sicilia, sono già stata in altri posti in Italia, ma sono rimasta colpita da Scicli, dagli edifici storici, dal calore della gente e dalla storia del luogo. Sono molto felice di girare qui e di far conoscere questi luoghi in Cina. Scicli è molto interessante e anche il modo di vivere qui. Voglio raccontare tante piccole storie con una prospettiva storica.